senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Bentornati al nostro consueto appuntamento con il siparietto letterario che, come si può intuire dal video di apertura, tratta in questa puntata un tema che per complessità non è da meno di quelli affrontati nelle precedenti puntate, l'infinito, esplorando l'infinito. Vi siete mai chiesti cosa può succedere se il mondo a un certo momento si fermasse, smettesse di girare? La prospettiva di ciò che succederebbe non è allettante. Il mondo andrebbe incontro ad un collasso. Per effetto dell'attrazione di gravità, non più trattenuta da impedimenti, l'universo crollerebbe su se stesso, pezzo su pezzo, mondo su mondo, fino a ripristinare l'originaria palla primordiale da cui tutto ha avuto origine. Ma non lasciamoci intristire da queste prospettive inquietanti. Volgiamo semmai lo sguardo verso il cielo, in una serata limpida, serena d'estate, e abbandoniamoci alle emozioni che procura la visione di un cielo stellato. Infatti, chi potrebbe restare indifferente e non essere colto da un senso di stupore, di sgomento quasi, di fronte alla superba bellezza, di immenso che si offre alla nostra vista, miriadi di stelle e puntini luminosi, disseminati e dispersi per tutto lo spazio celeste. E ad attrarre maggiormente l'attenzione sono proprio i puntini più piccoli, perché i più distanti, e quindi noi li vediamo avvolti da un velo ancora più fitto di mistero, proprio a causa della distanza. Ma vi è sorto qualche volta il dubbio che proprio quei puntini più piccoli potrebbero non esistere più, essersi estinti, e che quello che noi vediamo sono illusioni ottiche, perché l'universo è prodigo di illusioni ottiche e fa comparire quello che non c'è. E come si spiega questo fenomeno? Si spiega appunto con la distanza. La luce emessa da quei puntini, tremuli puntini, per giungere fino a noi ed essere raccolta dai nostri occhi, ha dovuto attraversare tanti di quegli spazi che nel frattempo la stella che l'ha emessa ha esaurito il suo ciclo esistenziale e si è trasformato in buco nero. Dicevamo che l'universo è prodigo
di illusioni ottiche. Un altro esempio, l'orizzonte, quella linea che sembra unire o separare il cielo alla terra, quella linea che sembra così vicina da essere toccata quasi con mano, eppure così irraggiungibile. Quante volte nei giochi di infanzia siamo stati attratti da quella linea e siamo andati incontro ad essa, a braccia protese, con l'intenzione di raggiungerla, di abbracciarla, di trattenerla tra le nostre mani. Gli interrogativi sull'infinito rimangono per lo più senza risposta. E tutte le possibili soluzioni date nel corso dei secoli non valicano i confini delle teorie e delle ipotesi. Afferma il matematico David Hilbert: nessun altro problema ha mai scosso così profondamente lo spirito umano, nessun'altra idea ha stimolato così proficuamente l'intelletto, e tuttavia nessun altro concetto ha maggiore bisogno di chiarificazione di quello dell'infinito. Parlare di infinito, dunque, è arduo per tutti, per filosofi e teologi, per fisici e per matematici, e per tutti. La sfida consiste nel tirar fuori tutta una serie di conseguenze coerenti che possano tradursi in formule e dimostrazioni. Eppure, fin dall'antica Grecia, innumerevoli sono stati i pensatori, filosofi e scienziati che si sono cimentati in quest'ardua impresa, da Euclide a Cantor, da Aristotele a Platone, alla filosofia cristiana, raccogliendo il pensiero di tutti e sintetizzandolo, si può concludere che l'infinito è riconducibile, rappresentabile in tre modi diversi. Infinito fisico, relativo alle sue dimensioni fisiche, infinito metafisico, relativo a Dio, e infinito matematico, relativo ai numeri. Nel corso della storia, queste tre forme, questi tre concetti, diciamo, di infinito, si sono quando intrecciati e quando vistosamente separati. Ora, dell'infinito matematico parlerà dopo Antonella e dell'infinito fisico la dottoressa Giuseppina Santoro, esperta di fisica. La prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo all'infinito è sicuramente l'universo. Nonostante l'infinito sia un concetto prettamente matematico, tendiamo infatti a dargli una valenza fisica. Ma cosa dice la fisica riguardo all'infinità dell'universo? È veramente così? La prima cosa che dobbiamo considerare è il fatto che, dal punto di vista cosmologico, le distanze non sono soltanto delle distanze spaziali, non vengono misurate, ad esempio, in chilometri, ma distanze spazio-temporali, misurate ad esempio in anni luce, quindi sia spazio che tempo. Il Big Bang, quindi la nascita dell'universo, come sappiamo, è avvenuta 13 miliardi di anni fa e da allora in poi l'universo ha continuato ad espandersi seguendo una legge che era stata originariamente dettata da Hubble. Da quel momento in poi, due punti nello spazio continuano ad allontanarsi e più sono distanti, più velocemente quei punti si allontanano tra di loro. Immaginiamo ad esempio di
avere, di rilevare un raggio di luce dalla Terra, ad esempio. Questo raggio di luce avrà una sorgente. Per capire qual è la distanza dalla sorgente, una cosa di cui siamo certi è che questa distanza non potrà essere maggiore di 13 miliardi di anni luce, perché quella è appunto la distanza dall'evento che ha dato il via all'universo. Quindi noi non possiamo rilevare un evento che è avvenuto prima del Big Bang, prima della nascita dell'universo. Da qui possiamo concludere che l'universo osservabile in realtà non è infinito, bensì è finito. Quello che però ha senso chiederci è qual è il destino dell'universo, ovvero l'universo continuerà ad espandersi oppure ricadrà su se stesso a causa della forza gravitazionale. Dobbiamo considerare il fatto che ci sono due forze che si contrappongono, semplificando un po' il concetto. Una forza di espansione, che è stata originata dal Big Bang, e una forza invece gravitazionale, che tende ad avvicinare tra di loro i corpi. Ciò che succederà dipenderà da quale delle due forze prevarrà sull'altra. Essenzialmente, se prevarrà la forza di espansione, l'universo continuerà ad espandersi, quindi avremo il cosiddetto universo aperto che tenderà all'infinito. Se invece la forza che prevarrà sarà la forza gravitazionale, avverrà il cosiddetto Big Crunch, che sarebbe esattamente l'opposto del Big Bang, ovvero arrivato ad un certo punto, i corpi, le galassie, i corpi celesti verranno attratti tra di loro, si scontreranno fino a fondersi. Quindi avverrà un evento catastrofico che determinerà la fine dell'universo che conosciamo, e poi forse l'inizio di un altro universo. Oggi non sappiamo ancora dire quale sarà il destino dell'universo, perché questo dipende dalla densità delle masse totali dell'universo rispetto alla densità critica. Quindi essenzialmente dipende dalle masse che sono presenti nell'universo. Queste masse non sono facili da calcolare, proprio per questo motivo è molto complesso dire quale sarà il destino dell'universo. Bisognerà attendere ancora molti anni. Ciò che però è certo è che l'universo ad oggi, come lo conosciamo oggi, l'universo osservabile, è finito. Io, prima di dare la parola, cedere la parola a loro, vorrei soffermarmi brevemente sull'infinito cristiano, che identifica l'infinito con Dio, che crea però un mondo finito. Su questo concetto non concorda comunque Giordano Bruno, che è il rappresentante più significativo dell'intreccio tra infinito divino e infinito materiale. Ed egli afferma: sarebbe cosa indegna pensare che un'entità infinita che ha il potere di costruire uno e infiniti mondi si limiti poi a creare semplicemente un mondo finito. A me, con predisposizione d'animo da poeta più che da naturalista, piace aggiungere, immaginare e aggiungere una quarta forma di infinito, l'infinito umanizzato, una sorta di Gioconda universale che ama trincerarsi dietro imprescrutabili silenzi. Un po' infastidita forse dagli innumerevoli tentativi di squarciare quel velo di mistero di cui ama circondarsi. E però non si può fare a meno di porsi certe domande sull'universo. L'universo è finito? È infinito? È stato creato? O si è creato spontaneamente? O è sempre esistito? Al di là di queste teorie ed ipotesi, esiste tutta una letteratura di poeti e scrittori che ha fatto
dell'universo il proprio argomento preferito, dando libero sfogo alla propria creatività, immaginazione, fantasia, ma senza scomodare Calvino, Leopardi, Lucrezia. Io vorrei soffermarmi su un autore locale, diciamo locale, Salvatore Pinarò di Montepaone, che dell'universo ha fatto una propria interpretazione alquanto originale e personalissima. Infatti, dalle tele pittoriche emerge la visione di un universo formato da una pluralità di mondi conviventi e ravvicinati. E da un suo scritto inedito emerge il concetto di un ente creativo che ha agito alla stregua di un fuochista di fuochi d'artifici, che a un certo momento si è messo a costruire una palla di raggio zero e di densità inimmaginabile per quanto elevato il suo valore. E poi l'ha lanciata nello spazio producendo una violenta esplosione e tutta una serie di fuochi d'artificio che hanno dato origine poi ai vari componenti dell'universo. E Pinarò si chiede: ma una vita cosmica è stata pure progettate dall'inizio da questa entità, oppure non è stata affatto concepita da essa? Nel primo caso, questa entità allora ci appare come un artista fantasioso e lungimirante, ma nel secondo caso come un artista indifferente che ha costruito questa palla per poi compiacersi di lanciarla nello spazio, di farla esplodere e per poi andarsene a spasso per il suo universo in atteggiamento completamente distaccato. E Pinarò non si sottrae, neanche Pinarò si sottrae dal porsi certe domande, quelle che tutti noi nel corso della vita almeno ci siamo posti una volta. Chi è questa entità? E dove ha preso i materiali per costruire questa palla? Ora, sull'universo segue la lettura di una poesia tratta da Il Carrozzone, una raccolta in via di pubblicazione di aforismi e poesie. È un brano tratto dal romanzo Tra i frutti della bassa marea. I due brani verranno interpretati dalla professoressa Enza Mirabelli. Oh spicchio di cielo, appena ieri una preghiera a te ho rivolto senza avere risposta. Le tue stelle, peregrine compagne nel ruotare perenne attorno ad un centro, ci ingannano i sensi. Oh spicchio di cielo, che fai da sfondo alle stelle e ci sovrasti. Tu non sei più quello stesso di ieri. Quale stella ha raccolto la preghiera che t'avevo rivolto? Dove si è persa la risposta che doveva essere mia? Lucio guardò ancora una volta in alto, in direzione della volta celeste. Guarda quante stelle, disse. Ci pensi, tra una decina di miliardi di anni queste stelle non ci saranno più, tutte inghiottite nel vortice di una palla che si rimpicciolisce sempre di più. Anche noi, o meglio, ciò che resta di noi, finirà in questa massa destinata a diventare sempre più piccola e indistinta. Guardò in direzione di Valentina.
La ragazza si era intristita anch'essa. L'idea che tutto sarebbe dovuto finire in una palla informe non le piaceva affatto. Quindi, per lo stesso principio, osservò Valentina, dobbiamo pensare che anche tutte le cose belle che esistono sulla Terra, come monumenti, il Colosseo, il Louvre, i grattacieli, i testi di Dante, le grandi sculture, le opere di Picasso, di Raffaello, di tutto questo non resterà nulla. Interruppe l'elenco delle varie meraviglie di cui non sarebbe rimasta più traccia. Che tristezza, esclamò accorata. Tutto, proprio tutto finirà in una palla senza forma, ripeté, ed ogni cosa finirà come se non fosse mai esistita. Lucio sorrise. Non era sua intenzione immalinconire Valentina. Si pentì di quella riflessione sul cosmo, frutto della sua amarezza. Circondò con un braccio Valentina e l'avvicinò affettuosamente a sé. Non ci pensare, la consolò poi. Tanto, 10 miliardi di anni non sono noccioline. E anche i matematici, naturalmente, non potevano resistere alla tentazione di catturare l'infinito, addirittura di maneggiarlo come se fosse un numero. Vediamo la pillola di oggi, che cosa ci propone. E cosa troviamo oggi nella nostra pillola? Ed eccolo, non poteva mancare il simbolo matematico di infinito. Il famoso 8 coricato che i ragazzi già dai primi anni di scuola imparano a disegnare sul quaderno. Un simbolo che è diventato ormai un'icona del linguaggio universale per rappresentare il concetto di immensità, di infinito in tutti gli ambiti del sapere, compreso l'ambito umanistico che noi esploreremo più tardi in compagnia del dirigente scolastico e amico Ferdinando Rotolo. In matematica la prima volta che ci si imbatte nel concetto di infinito è quando ci si trova di fronte ai numeri naturali. Cosa sono i numeri naturali? Beh, i numeri naturali sono 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e così via. Questo insieme di numeri che viene rappresentato con questo simbolo, cioè la N maiuscola, è il più piccolo insieme numerico esistente in matematica. Il più piccolo sì, ma anche il più importante, perché a partire da lui si possono costruire tutti gli altri insiemi di numeri mediante opportuni ampliamenti, quindi numeri interi, razionali e reali. Perché si chiamano numeri naturali? Beh, semplicemente perché ci consentono di quantificare oggetti e fenomeni con cui abbiamo a che fare nella vita di tutti i giorni. Correntemente diciamo nel vaso ci sono 5 rose, Maria ha 3 figli, posseggo 2 cellulari, quel paese ha 10.000 abitanti per esempio e così via. Fin qua tutto tranquillo. Quello che ci sembra però un po' meno naturale è che questi numeri siano infiniti, il che ci può apparire una contraddizione. Perché se essi servono a rappresentare la realtà quotidiana, come possono contenere il concetto di infinito che in natura non esiste? Eppure il concetto di infinito matematico è qualcosa di molto più pacifico e naturale di quanto non si immagini. Basti pensare alla sua stessa definizione. Per ogni numero naturale ne esiste almeno uno più grande. Questa definizione rende proprio l'idea del fatto che l'insieme n è un insieme inesauribile, che si costruisce aggiungendo una unità ad una quantità data a partire da 0, quindi 0 più 1, 1, 1 più 1, 2, 2 più 1, 3,
3 più 1, 4, 4 più 1, 5 e così via. E in questo procedimento di successive aggiunte non ci si ferma mai, si può sempre procedere oltre, senza mai arrivare ad una fine. Cioè non è possibile trovare un numero naturale oltre il quale non si possa più andare. Nell'insieme dei numeri naturali, i matematici in ogni secolo hanno gareggiato ad individuare famiglie di numeri speciali, cioè caratterizzati da particolari proprietà. Giocare con i numeri è una prima tappa, diciamo, importante per aiutare i ragazzi a prendere confidenza, ad avere un approccio più facile e divertente proprio con il concetto di infinito. Oggi faremo la conoscenza con alcune famiglie particolarmente importanti di numeri naturali. Cominciamo con due famiglie molto famose. I numeri pari e i numeri dispari. Cosa sono i numeri pari? Un numero si dice pari se può essere espresso come il doppio di un altro numero, quindi come due volte un altro numero. Per esempio, 6 è pari perché si può esprimere come 2 per 3, 10 è pari perché si può esprimere come 2 per 5, 50 è pari perché si può esprimere come 2 per 25, ad esempio. 0 è pari, perché si può esprimere come 2 per 0. Quindi i numeri naturali pari sono tutti questi. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e così via. Dunque sono infiniti. Cosa sono invece i numeri dispari? I numeri dispari sono tutti numeri pari a cui si aggiunge uno. Quindi ogni numero dispari si può esprimere come un numero pari più 1. Quindi ad esempio 7 è dispari perché si esprime come 6 più 1. 21 è dispari perché si esprime come 20 più 1. 1 è dispari perché si esprime come 0 più 1. Ora, con i numeri naturali si possono fare simpatiche acrobazie. Per esempio, vediamo come i numeri infiniti possono essere in matematica racchiusi in una piccola scatola, che sembra una magia, appunto un'acrobazia matematica. Facciamo un esempio. I numeri naturali pari, abbiamo detto che sono tutti numeri che si esprimono come il doppio di un altro numero. Quindi, il generico numero naturale pari si può esprimere come due volte n, dove n è un generico numero. Quindi tutti i numeri pari sono i numeri che possono avere questa forma, 2 per n, dove n è un qualsiasi numero. Quindi al variare di n nell'insieme di tutti i possibili numeri, questo simbolo esprime tutta l'infinità dei numeri naturali pari. E quindi ecco che abbiamo racchiuso l'immensità degli infiniti numeri naturali pari in un'unica scatolina, cioè in questo simbolo. Stessa cosa, naturalmente, possiamo dire per i numeri dispari. Poiché il generico numero dispari si esprime come un numero pari più 1, allora si potrà esprimere come 2 volte n più 1. E al variare di n nell'insieme di tutti i possibili numeri, questo simbolo esprime, quindi mi fornisce, tutti i numeri dispari. Infatti, vedete, se n prende il valore 0 otteniamo 1, se n prende il valore 1 abbiamo 2 per 1, 2 più 1, 3, se n prende il valore 2 avremo 5 e così via. Quindi l'immensità dei numeri dispari è stata racchiusa in questa scatolina dall'etichetta 2n più 1. Questo è uno dei giochi che si possono fare con i numeri naturali. Ma naturalmente c'è tutta una letteratura di giochi logici ispirati ai numeri. Oggi ve ne proponiamo uno che viene attribuito al filosofo e matematico Bertrand Russell. Ve lo leggo. Il gioco delle infinite stanze è un'interessante esercitazione sui numeri naturali. In un hotel ci sono infinite stanze, tutte vuote. Si presentano infinite persone
che ci chiedono di pernottare. Essendo le stanze tutte libere, tutte le infinite persone possono essere ospitate ognuna in una stanza. Poco dopo si presenta un altro gruppo infinito di persone che chiedono di pernottare. Il direttore, che non vuole sistemare due o più persone nella stessa stanza, escogita una soluzione per sistemare tutti gli infiniti ospiti ognuno in una stanza. Attraverso un citofono interno, con il quale può comunicare contemporaneamente con tutte le camere, impartisce un ordine agli ospiti dell'albergo. Qual è quest'ordine? Ed ora procediamo con la nostra esplorazione dell'infinito, conoscendo le famiglie più importanti di numeri naturali. E adesso facciamo conoscenza con un'altra importante famiglia di numeri naturali, i numeri perfetti. Un numero si dice perfetto se coincide con la somma di tutti i suoi divisori, escluso il numero dato. Per esempio, 6 è un numero perfetto perché i suoi divisori, escludendo il 6, sono 1, 2 e 3, che sommati danno appunto 6. Subito dopo troviamo 28, 496, 8128. Pare che già Pitagora conoscesse tali numeri, ma ufficialmente una loro prima apparizione scritta la si trova negli elementi di Euclide, 300 a.C. Per i pitagorici, il 6, primo numero perfetto, era il numero della creazione. A tal proposito, Tito Livio riporta una frase di Sant'Agostino: 6 è di per sé un numero perfetto non perché Dio creò tutte le cose in 6 giorni, è vero semmai il contrario. Dio creò tutte le cose in 6 giorni perché questo è il numero perfetto. Nel 1536 Ulricus Regius scoprì il quinto numero perfetto. Eccolo qui, 33.550.336. Attualmente si conoscono 39 numeri perfetti che sono stati pubblicati in Magia dei numeri. Il 39esimo numero perfetto, che è stato scoperto nel 2001, ha oltre 4 milioni di cifre. In matematica esiste anche il concetto di amicizia. Guardate come la definizione matematica di amicizia rende proprio l'idea della compartecipazione, della identificazione di un amico nell'altro. Due numeri si dicono amici se la somma dei divisori di ciascuno dei due numeri, escluso il numero dato, coincide con l'altro numero. Scorrendo l'elenco dei numeri naturali, i primi due numeri amici che si incontrano sono 220 e 284. E infatti i divisori di 220, escluso 220, sono, vedete, 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 e 110, la cui somma è 284, mentre i divisori di 284, escluso il 284, sono 1, 2, 4, 71, 142, la cui somma è 220. Questa coppia di numeri è nota fin dall'antichità. Presso talune popolazioni essa veniva considerata simbolo di amore e di concordia. Gli arabi, per esempio, usavano incidere i numeri 220 e 284 sui frutti da regalare alla persona amata. Nel Medioevo, la coppia di numeri amici 220 e 284 campeggiava su talismani e amuleti d'amore. E Pitagora addirittura la utilizzava per definire il suo concetto di amicizia. Un amico, diceva, è uno che sia l'altro me stesso, come sono 220 e 284. Nel corso dei secoli, i grandi matematici si sono alternati alla ricerca di altre coppie di numeri amici. Descartes trovò la coppia 9.363.584 e 9.437.056,
mentre Fermat identificò 17.296 e 18.416. E nel 1700 Eulero pubblicò un elenco di 64 coppie di numeri amici. Attualmente si conoscono 11.222.079 coppie di numeri di questa famiglia. Molti esempi se ne possono trovare sul sito Mathematician Secret Room di Isanori Mishima. Ed ora vi raccontiamo di un importante matematico italiano, Giuseppe Peano, che si è distinto per i suoi risultati e teoremi sui numeri naturali. Nella metà dell'Ottocento, il matematico Giuseppe Peano studiò le proprietà dei numeri naturali. Quinto figlio di una famiglia di agricoltori, a 22 anni si laureò in matematica all'Università di Torino, dove rimase per tutta la vita. Dotato di uno spirito critico sagace, molto attento al rigore del linguaggio e alla coerenza delle dimostrazioni, Peano ottenne importanti risultati nel campo dell'analisi matematica, anche se il suo interesse maggiore lo rivolse allo studio della logica. Portò così avanti l'idea di un linguaggio universale già auspicato un secolo prima dal filosofo e matematico Leibniz. La sua Latino sine flexione, pubblicata nel 1906, fu un tentativo di costruire un latino semplificato che potesse diventare linguaggio universale almeno per le discipline scientifiche. Nel 1915 pubblicò un vocabolario in latino sine flexione, ma il suo linguaggio non ebbe il successo sperato, anzi suscitò delle polemiche nell'ambiente universitario. Tuttavia, la sua idea del linguaggio universale si realizzerà in seguito non grazie al latino, ma all'inglese, divenuto col tempo la lingua della comunicazione globale. Molto attento alle esigenze e alle difficoltà di apprendimento dei bambini, Peano, per indurli ad amare la matematica vincendo ogni timore, pubblicò nel 1925 Giochi di aritmetica e altri problemi interessanti, un libro dedicato all'educazione della scuola primaria e secondaria. La differenza fra noi e gli allievi affidati alle nostre cure, scrive Peano, sta solo in ciò che noi abbiamo percorso un più lungo tratto della parabola della vita. Se gli allievi non capiscono, il torto è dell'insegnante che non sa spiegare, né vale addossare la responsabilità alle scuole inferiori. Dobbiamo prendere gli allievi come sono e richiamare ciò che essi hanno dimenticato o studiato sotto altra nomenclatura. Se l'insegnante tormenta i suoi alunni e invece di cattivarsi il loro amore eccita odio contro sé e la scienza che insegna, non solo il suo insegnamento sarà negativo, ma il dover convivere con tanti piccoli nemici sarà per lui un continuo tormento. Dall'infinito matematico all'infinito della letteratura. Il preside Ferdinando Rotolo. E parlando di finito e infinito, come non riflettere e ricordare il componimento della letteratura italiana che porta esattamente questo nome, il più famoso, e appunto l'infinito di Giacomo Leopardi, componimento che un giovanissimo Giacomo compose quando aveva 19 anni, e che diciamo, si presta molto a una riflessione tra quello che è il rapporto tra finito e infinito. Come è noto, composizione notissima, il poeta compone un idillio, no? Un idillio che diciamo, si rifà quindi alla tradizione della letteratura greca, ma che è ben diverso dall'idillio ellenistico, che aveva essenzialmente il valore di quadretto campestre o pastorale, nel quale, diciamo, il poeta descriveva un aspetto della natura. Nell'idillio leopardiano la natura, che pure compare molto spesso, rappresenta soltanto invece uno spunto.
per quelle che sono le espressioni della interiorità del poeta. E appunto in questo idillio Leopardi racconta che si trova davanti ad una siepe che gli impedisce lo sguardo sull'orizzonte, quindi percepisce un limite fisico, percepisce il senso del finito attraverso questo limite fisico. Però con la mente riesce a superare questo limite fisico e immagina appunto con questo suo volo con la mente, immagina spazi interminabili, silenzi sovrumani, quindi il senso dell'infinito, cioè di una dimensione che non è segnata da limiti fisici né nello spazio né nel tempo. E questa esperienza, diciamo, dell'infinito per un po' lo smarrisce quasi, no? Gli dà un senso di smarrimento, ma poi ritorna alla dimensione del finito nel momento in cui sente stormire il vento. Quindi c'è questo continuo altalenarsi tra esperienza dell'infinito ed esperienza del finito. Alla fine lui prova una certa diciamo, pace nel momento in cui decide di sprofondare in questo mare dell'infinito, che non ha naturalmente nulla di religioso, ma è un infinito che effettivamente poi andrà a coincidere con il nulla nella riflessione leopardiana. Ma questo è un dettaglio secondario che in questo momento, diciamo, ci interessa poco. Ciò che è più interessante è il fatto che il poeta, davanti a un limite di natura fisica, ha trovato con la sua immaginazione la forza per superare questo limite e andare oltre. Quindi, il nostro intelletto, in fondo, da una parte ha bisogno di avere il senso del limite, perché il nostro intelletto ha bisogno di coordinare le proprie esperienze e quindi ha bisogno di collocarle all'interno di un contesto ben definito, un contesto, diciamo ben determinato, all'interno del quale il nostro intelletto codifica le esperienze che viene ad assumere, diciamo un limite spaziale e temporale. Ma in realtà l'essere umano prova una grande voglia e un grande desiderio di superare questi limiti e di andare oltre, proprio come fa Leopardi in questo componimento. Perché la nostra mente e il nostro intelletto, da una parte, ha bisogno di questi limiti, dall'altra, sente un irrefrenabile desiderio di superarli. E in fondo la storia del progresso umano è stata sempre questa. Il progresso umano è avvenuto a piccoli passi, in ognuno dei quali ogni limite rappresentava un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza per ulteriori passi verso nuovi limiti. È così che, diciamo, si è evoluta la storia dell'uomo e si è evoluta anche la civiltà. Altrimenti, se questi limiti fossero stati invalicabili, o se l'uomo li avesse percepiti come tali, il progresso non si sarebbe mai compiuto, a un certo punto si sarebbe arrestato. Ovviamente questo non implica, diciamo, necessariamente una visione idealistica della storia per cui, come dire, tutto ciò che è accaduto doveva accadere per forza, cioè la razionalità della storia di cui parlava Hegel. Questo, diciamo, è un altro discorso, è un altro piano. La realtà è che l'uomo è fatto per riconoscere dei limiti, ma nel momento stesso in cui li riconosce, vuole superarli. E quindi l'invito che Leopardi ci rivolge in fondo è quello di non accontentarci nella nostra vita di limiti fisici e soprattutto mentali che ognuno si porta dietro e che sono spesso il risultato di circostanze storiche, culturali, psicologiche, o di condizionamenti dovuti a quelle che Peirce chiamava le credenze. In realtà noi siamo fatti per
l'immortalità, diceva Platone. E l'immortalità, se vogliamo, in fondo, non è altro che un infinito. Arrivederci. E anche questa puntata volge al termine. Cala il sipario sul nostro siparietto. Noi ringraziamo gli ospiti per il loro intervento. Ringraziamo tutti per l'ascolto, l'attenzione. Vi salutiamo e vi diamo l'arrivederci al prossimo appuntamento. Arrivederci. E anche oggi speriamo di avervi tenuto compagnia in modo piacevole. Vi aspettiamo alla prossima puntata del Siparietto, nella quale vi sveleremo il gioco delle infinite stanze. Pensateci. Arrivederci! Arrivederci a tutti.